Buongiorno a tutti, penso che possiamo iniziare. Benvenuti a questa conferenza stampa. Io presenteremo oggi la sesta edizione del Congresso Nazionale Onda, dedicato alla medicina territoriale. Prima vorrei dare il benvenuto alle persone, ai relatori che si alterneranno durante questo evento, quindi un grande benvenuto alla senatrice amica Paola Boldrini, che è vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Un benvenuto all'onorevole Nicola Provenza, che è membro della Commissione Affari Sociali della Camera. Benvenuto al dottor Emanuele Monti, presidente Commissione Sanità di Regione Lombardia. E poi un altro benvenuto alla dottoressa Flori De Grassi, che rappresenta la Regione Lazio nell'Osservatorio della Medicina di Genere nell'Istituto Superiore di Sanità e che coordina le antenne regionali di Fondazione ONDE. Infine al professor Claudio Mencacci, che è presidente del Comitato Scientifico di Fondazione ONDA, nonché presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Oggi, dicevamo, presentiamo la sesta edizione del Congresso Nazionale ONDA, che è dedicata alla sanità territoriale e all'assistenza di prossimità. Ci rendiamo conto, questo nell'ambito della missione, diciamo, 6 del PNRR, quando abbiamo pensato questo congresso, cioè da quando l'abbiamo pensato ad oggi è un po' cambiato il mondo, una serie di emergenze, un'Italia abbiamo anche votato, quindi sarà molto interessante nelle relazioni soprattutto introduttive del congresso cercare di capire dove siamo e dove potremo verosimilmente, no, andare. Il nostro congresso è suddiviso in una serie di sessioni, in particolare nella prima analizzeremo quelle che sono le strategie e le criticità per la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi territoriali, per un potenziamento, uno sviluppo della telemedicina e per l'innovazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nella seconda sezione il tema della medicina territoriale verrà declinato in ottica di genere, concentrandoci su alcuni focus legati alla cronicità, concentrandoci sul tema della prevenzione, sul tema della salute sessuale e riproduttiva. Il congresso di fatto inizia oggi pomeriggio con l'avvio di due webinar. Il primo è dedicato al tema del sanguinamento uterino anomalo, che è un problema che riguarda molte donne, una su cinque, è un problema che impatta pesantemente sulla qualità della vita, quindi occorre, come dire, sensibilizzare la popolazione femminile su questo e valorizzare il ruolo dei ginecologi. Il secondo, che è dedicato al tema degli anziani, dal long term care ai modelli per lo sviluppo assistenziale. Le RSA, residenze sanitarie assistenziali, parecchie delle quali ormai in Italia hanno ottenuto il bollino rosa argento di Fondazione ONDA, sono sempre state per le famiglie, per i caregiver, come dire, degli strumenti di supporto laddove occorreva ricoverare un paziente anziano non più autosufficiente e diciamo uno strumento utile sia dal punto di vista dell'accoglienza residenziale ma anche diciamo dell'assistenza clinica e soprattutto noi diciamo sempre dell'umanizzazione delle cure. Il ruolo soprattutto dopo il Covid di queste strutture è anche un po' cambiato, quindi si sta riflettendo e ne parleremo durante questo seminario anche alla luce dei nuovi bisogni delle famiglie di capire se sia anche opportuno potenziare i servizi territoriali per la gestione, per non, come dire, portare l'anziano fuori, no, dal proprio tessuto sociale. Quindi questi sono i due temi, i due webinar che daranno avvio oggi al nostro congresso. Io adesso do la parola alle nostre istituzioni presentando poi successivamente i dati di un'indagine conoscitiva che abbiamo svolto per capire qual è il livello di percezione e di soddisfazione della popolazione italiana nei confronti del PNRR. Mi taccio e do la parola alla senatrice Boldrini, ringraziandola particolarmente, so che ha fatto una campagna elettorale molto molto faticosa, quindi grazie per essere con noi. Paola.
Grazie, grazie Francesca. Ormai ci conosciamo e ci diamo, diciamo, ci chiamiamo anche per nome. Credo che sia così dopo tanti anni di collaborazione, dopo tanti anni in cui insomma ci siamo tenute vicine, ecco, anche devo dire anche in questi momenti. Mi faceva piacere essere qui con voi oggi per la presentazione di questo sesto congresso appunto di Fondazione Onda, anche perché negli anni insomma abbiamo fatto percorsi che ci hanno visto insomma anche con le tematiche molto, molto vicine. E a me in particolare, insomma, voi avete fatto anche questo lavoro, il webinar che tu hai presentato è sicuramente un webinar interessantissimo per le tematiche che io ho affrontato in questi anni e mi fa piacere ci sia anche il collega Provenza con il quale abbiamo anche condiviso l'intergruppo sulla cronicità in Parlamento, quindi abbiamo messo l'attenzione dei temi della cronicità. Ovviamente devo dire in maniera neutrale in questo momento, ma io lo sai che ho un tema, il tema appunto di avere un osservatorio in particolare, quello del tema del genere, insomma, che anche nell'ambito della cronicità ha i suoi aspetti di specificità. Devo dire che per quanto riguarda, ho letto insomma anche quello che voi direte proprio per la medicina del territorio, che è un tema che è stato affrontato nel PNRR, affrontato con la missione 6, ma con la specificità proprio di avere maggiore assistenza dei nostri cittadini, soprattutto cominciando dal domicilio. Ma io dico anche appunto nel PNRR, noi ho insistito ovviamente con il nostro ministro di inserire anche l'ottica di genere anche nella presa in carico, seppur già dal domicilio, insomma, delle persone. Quindi mantenendo ecco quell'osservatorio aggiuntivo che è quello appunto del genere, che è molto interessante e molto particolare anche fin dalla presa in carico. Dico questo perché molto lavoro, secondo me, c'è ancora tanto da fare, soprattutto nell'ambito della formazione dei nostri medici, che siano medici di medicina generale, che siano medici specializzati, specializzandi. C'è molto lavoro. Attualmente stavamo lavorando e penso che si continuerà a fare perché comunque quando le cose sono impostate io credo che debbano solo arrivare a buon fine, così come abbiamo fatto sia con la legge ma anche con il piano di applicazione della medicina di genere, così come si sta facendo con il piano della formazione appunto in un'ottica di genere, credo che si dovrà completare questo lavoro. Proprio perché se noi vogliamo dare maggiore appropriatezza e maggiore presa in carico anche in prevenzione rispetto appunto a quello che potrebbe essere fatto in maniera neutra, io credo che un'attenzione maggiore lo si deve fare proprio in ottica di genere. E questo perché anche nelle età diverse, non solo nell'età diciamo adolescenziale, ma nell'età adulta, ma anche nell'età appunto dell'anzianità, le donne hanno modi e modalità diverse di prendersi cura e di farsi prendere cura. Quindi questo è molto importante che noi lo continuiamo a dire, lo continuiamo a dire che ci sono delle differenze che se vengono colte, c'è migliore appropriatezza, migliore prevenzione, migliore cura delle persone, soprattutto appunto in ottica di genere. So che voi vi siete sempre spesi su questo e continuerete a farlo anche con questo programma e quindi con l'attenzione anche della medicina del territorio, che sappiamo essere una grande scommessa perché durante la pandemia è stata una criticità, perché purtroppo i cittadini sono stati accolti negli ospedali, ma dovevano essere accolti anche nel domicilio, dovevano essere accolti anche da chi, diciamo, nell'ambito della presa in cura, i medici di medicina generale, hanno avuto qualche difficoltà. Ribadisco, non per colpa dei medici di medicina generale, perché anche loro si sono spesi tantissimo, ma probabilmente perché è mancato un sistema di raccordo fra il medico di medicina generale e il sistema del servizio sanitario, che non ha fatto sì, che desse a loro un'opportunità di più per migliorare appunto anche la presa in carico dei propri pazienti. Ed è per questo che la sfida più importante sarà nel PNRR. Io mi auguro che lo si porti avanti e lo si completi così come era stato studiato. Perché noi avevamo davvero una visione, dico così, perché adesso arriveranno altri ministri. Io mi auguro che abbiano la stessa sensibilità di portare a compimento un piano, il piano PNRR,
che aveva una visione importante, quella appunto di tenere i cittadini a casa, ma con un sistema raccordato fra tutti gli attori principali, quindi in rete, e questa è la cosa più importante che dovrà accadere. Quindi avendo questa attenzione, questa presa in carico in rete del cittadino, che deve essere sviluppato appunto sul territorio, cosa che è mancata durante appunto la pandemia. Questa è una modalità, ben venga il fatto che voi facciate anche ogni tanto delle verifiche di come stanno andando le cose, perché dai risultati che appunto non li anticipo, ma sicuramente non sono così soddisfacenti, noi dobbiamo solo che arrivare a un miglioramento. Quindi ben venga che voi continuate a fare questo tipo di lavoro. Ribadisco, io vorrei anche in ottica di genere, ma sono sicura che Francesca tu avrai questa cosa a cuore anche tu, come avremo tanti noi, e quindi nel futuro mi auguro che davvero avremo risultati migliori, perché abbiamo dato tutti gli strumenti possibili, immaginabili, necessari per poter far sì che si migliori anche la presa in carico, e soprattutto una presa in carico in ottica di genere. Io mi fermo qui perché non voglio rubarvi troppo spazio, però sono ovviamente sempre a disposizione ora, finché non ho chiuso il mio ruolo in Senato, fino al 12 di ottobre io sono ancora in carica, e quindi come vedete non disattendo le richieste insomma di partecipazione a convegni, ma però ci sarò anche dopo, quando vorremmo magari fare collaborazioni altre, perché così sarà, perché questo è un tema che mi sta talmente tanto a cuore, ma so che sta tanto a cuore anche a Francesca e a tutta Onda. Grazie per la richiesta di partecipazione, buon lavoro e buona giornata. Grazie senatrice Boldrini, io vorrei dire anche pubblicamente quello che ci siamo detti prima, cioè se l'Italia ha avuto, primo paese in Europa, una legge sulla medicina di genere e un piano di attuazione, beh, questo è merito tuo, perché sei stata veramente il canale propulsivo di tutto questo, quindi di sicuro continueremo a lavorare con te. Grazie di tutto. Grazie, grazie. Do con molto piacere adesso la parola all'onorevole Provenza, che anche lui si è speso molto sul tema della medicina territoriale. A lei. Salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per la condivisione di temi che dal mio punto di vista sono davvero centrali, non solo nella politica sanitaria, ma io ritengo proprio nella politica di questo paese. La pandemia lo ha detto in maniera molto chiara. Devo rubare 30 secondi per salutare con grande affetto Paola Boldrini, perché abbiamo condiviso un'esperienza, non lo dico in maniera enfatica, ma perché è stata così straordinaria, quella dell'intergruppo parlamentare sulla cronicità, che ha prodotto un documento che vedo sta avendo dei grandi apprezzamenti e che può essere anche l'occasione di un punto di partenza per uno sviluppo di una serie di raccomandazioni che abbiamo portato avanti, ma che dà anche una linea di indirizzo rispetto a quella che è stata la nostra attività politico-parlamentare, cioè un grande ascolto di tutte le associazioni dei pazienti, la necessità di vedere nelle pieghe di alcune problematiche che proprio nella medicina territoriale vedono una enorme criticità, soprattutto perché non si riesce a parlare spesso un linguaggio di verità sulle dinamiche che vedono proprio i protagonisti, già a partire dai professionisti della salute, ma poi direi anche chi sarà chiamato al compito di dirigere, soprattutto a livello distrettuale, visto che il distretto rappresenterà veramente il cuore del nuovo modello organizzativo gestionale della sanità nel momento in cui si sposta molto verso il territorio. È chiaro che la missione 6 è quella che è sotto i riflettori, così come il decreto 77. Devo dire che uno degli aspetti che ha sempre connotato gli interventi che io ho fatto in Parlamento, ma anche in tutte le occasioni, anche congressuali, nelle quali ho portato qualche volta anche il saluto della Commissione Affari Sociali, o che personalmente mi ha visto impegnato, ho cercato di ribadire che la medicina
territoriale deve essere studiata, voi lo avete fatto e durante questo nostro incontro sarà interessante proporre a tutti alcuni elementi che danno già una fotografia importante rispetto alla insoddisfazione, per esempio rispetto a quello che può essere proprio la presa in carico. E devo dire che quando parlo di linguaggio di verità mi riferisco al fatto che in alcune regioni la medicina territoriale ha una sua dimensione, un suo sviluppo, una sua capacità di accogliere e prendere in carico i pazienti, in altre regioni no. La pandemia lo ha detto chiaramente, questo richiede una riflessione molto ampia. Io mi auguro che il dibattito politico di questa nuova legislatura sia di livello e che possa portare al centro dinamiche di questo tipo, perché sarebbe assurdo non affrontare questo tipo di problematiche. Allora, al centro ci sono i professionisti della salute? Bene, allora diciamo con molta chiarezza, i medici di medicina generale devono riconquistare la loro centralità, lo devono fare svincolandosi di una serie di vincoli burocratici, ma soprattutto dal fatto che se vogliono essere realmente la porta d'ingresso al servizio sanitario, devono proprio recuperare la dimensione clinica della loro professione, perché questo significa sostanzialmente andare nella direzione dell'appropriatezza. Noi dobbiamo parlare della difesa del servizio sanitario nazionale? Noi dobbiamo parlare di una sanità pubblica sempre più forte, efficace, efficiente? Diciamolo con linguaggio di verità. Lo si può fare, lo si può rendere sostenibile solo nel momento in cui recuperiamo risorse. Recuperare risorse significa attuare dei nuovi modelli organizzativi che tengono al centro non solo la sanità, ma lo abbiamo detto e lo ripetiamo sempre, il socio sanitario. Questa integrazione è la chiave di lettura determinante per una reale presa in carico del paziente, quindi PDTA, quindi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e ovviamente anche l'integrazione sociosanitaria. L'implementazione tecnologica di cui tanto si parla, la telemedicina e tutto quello che c'è nel mondo della sanità digitale potranno avere il compito di accelerare e di migliorare la relazione dal medico e il paziente, che deve rimanere centrale, ma questo lo si può fare nel momento in cui il terreno su cui si va a impiantare l'implementazione tecnologica sarà curato nel dettaglio. E quindi nella capacità di integrare anche le varie equip multidisciplinari che all'interno delle case della comunità possono poi realmente rendere efficace questa presa in carico. E questo richiede uno sforzo di umiltà da parte di tutti i professionisti della salute, mi riferisco ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, a quelli della continuità assistenziale, agli specialisti, cioè a tutti coloro i quali sono chiamati oggi a fare, lo dico senza polemica, un piccolo passo indietro rispetto a posizionamenti di categoria e provare invece a fare un gran salto in avanti per dare una dignità alla sanità territoriale che, diciamo, i dati pre-Covid già fotografavano come carente e che hanno visto esasperare questa difficoltà anche di un equo accesso a un diritto fondamentale come quello della salute durante la pandemia. Quindi io auguro intanto un buon lavoro in questo momento. Penso che il distretto, lo ripeto, e la nomina dei direttori di distretto è un punto nodale, perché in quelle postazioni bisogna mettere persone competenti, capaci, coraggiose, indipendenti, che abbiano visione rispetto a questo nuovo progetto di sanità che non vede la medicina territoriale al centro, vede il riequilibrio del rapporto tra l'ospedale e il territorio per evitare ricoveri incongrui, per creare una premessa fondamentale di appropriatezza, non solo clinica, ma anche organizzativa e di ambito di cura. Buon lavoro a tutti. E speriamo di ritrovarci anche al di là di questo appuntamento di oggi, per il quale ancora una volta vi ringrazio. Grazie onorevole Provenza per il suo intervento e indubbiamente, come dire, mi ha colpito quando lei ha sottolineato l'importanza di un'integrazione tra il mondo sanitario e il mondo socio-assistenziale.
ci auguriamo che, come dire, il futuro veda veramente questi due settori ancora considerati come delle priorità, no? Perché lei ha fatto, oggi parliamo di medicina territoriale, ma sappiamo anche che tutto il mondo ospedaliero è un po' un'emergenza nell'emergenza, mancano medici, devono essere formati, i pronti soccorsi sono un po', per cui veramente ci sarà un grande lavoro e partendo dalla medicina territoriale nella giornata di domani vedremo un po' il quadro, no? Di come potrà evolvere. Grazie mille e con grande piacere ci potranno essere altre occasioni. Io adesso do la parola al dottor Monti, che avevo presentato, Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia, una regione che per quanto riguarda la medicina territoriale si è attrezzata e si sta attrezzando. Emanuele, a te. Grazie per essere con noi. Grazie alla Presidente Merzagora, da sempre voglio dire siamo vicini alle attività di Fondazione Onda e la ringrazio davvero lei e tutto il suo staff e tutti i volontari, le persone che collaborano per la grande qualità dei progetti che vengono avanti e la dimostrazione è quello di cui oggi parliamo. Siamo in una fase molto delicata e importante nel tema della salute per il nostro paese. Concretizzare i fondi del PNRR, metterli in rete, sapendo che da un lato sarà necessario per fare le cose che sono state anticipate molto giustamente dalla senatrice Boldrini e dall'onorevole Provenza relativamente alle questioni della medicina territoriale, dove una riforma anche proprio delle cure primarie è un elemento necessario, perché se i fondi del PNRR stanziano alle regioni fondi in conto capitale per fare investimenti, tanti di questi sono partiti con le case di comunità, gli ospedali di comunità, poi il tema dei temi è quello del personale, è quello di medici e infermieri che dovranno far vivere queste realtà sul territorio. E ho letto con attenzione i dati che ha riportato l'analisi di Onda. E se tanti sono i cittadini che non sono contenti oggi dell'accesso delle cure territoriali, dobbiamo ripartire da lì. Rendere anche più pratico attraverso la tecnologia l'accesso alle cure. Io penso all'esempio francese dove con la collaborazione pubblico e privato sono riusciti a rendere molto più veloce e facile tramite la tecnologia l'accesso alle cure primarie e la comunicazione tra medico e paziente, uno degli elementi che spesso ritroviamo appunto in questo tipo di analisi di indagini. Dobbiamo dare luce al tema del genere, assolutamente, come al tema dell'età. Questo Fondazione Onda l'ha fatto anche con una visione molto innovativa con i bollini rosa argento, ma devo dire che qui abbiamo anche collegamento professor Mencacci. Noi abbiamo un tema degli anziani, ma abbiamo un tema dei giovani. Come Regione Lombardia abbiamo fatto due leggi nel periodo del Covid interessanti a questo punto di vista: contrasto alle dipendenze, alle droghe e disturbi del comportamento alimentare. Due temi che i rilievi epidemiologici ci danno in grande crescita. Quindi il tema della salute mentale, il tema della riorganizzazione dei servizi territoriali e poi il tema dell'accompagnamento alle nascite, usiamo questo termine. Su questo si è lavorato bene sul PNRR, su dare focus ai consultori, lo abbiamo fatto e devo dire ringrazio Fondazione Onda perché è stato un lavoro anche un po' suggerito nelle varie audizioni sul tema del potenziamento della rete consultoriale, sul tema per esempio dell'introduzione dell'ostetrica di famiglia che abbiamo introdotto. Lavorando insieme al Ministero, lavorando insieme ad Agenas, e devo dire che questo è stato un elemento importante che qualifica anche poi la collaborazione e la leale collaborazione tra Stato e Regione. Non la faccio lunga, dico che i temi sono ovviamente tantissimi, ci sono sfide che ci aspettano ovviamente importanti. L'unico messaggio è che più lo riusciremo a fare lavorando bene Stato e Regioni. Negli organi deputati a questo, Conferenza Stato-Regioni, Commissione Salute, al di là di questioni ideologiche, ma su questioni concrete, più io credo in una sfida così difficile come quella che ci aspetta sulla medicina territoriale, potremo portare dei risultati. Grazie ancora per l'invito e buona riunione a tutti. Grazie, grazie mille dottor Monti e sicuramente collaboreremo sempre di più. Allora, io avete citato questa indagine conoscitiva che abbiamo svolto come Fondazione Onda e vediamo se riesco, scusate. Simone mi aiuta a... Vediamo le slide, perfetto. Vede, posso andare avanti quindi? Sì, prego.
perfetto. Allora, eccoci qua. Abbiamo disegnato, diciamo, questa indagine, questa ricerca, volendo come obiettivo indagare quella che è l'esperienza e la percezione, no, della popolazione italiana rispetto alla medicina territoriale. Abbiamo intervistato un campione di 494 tra uomini e donne sopra i 18 anni, arrivando a rilevare i dati fino al 22 agosto in collaborazione con il nostro istituto di ricerca partner che è il MyResearch. Se voi vedete, la maggior parte del campione è concentrata nel nord Italia, ha un'età media di 57 anni, un titolo di studio, come dire, piuttosto elevato, ma quello che è, questo è un primo elemento di riflessione, il 57% del nostro campione soffre di patologie croniche. Guardiamo un attimo chi sono, diciamo, gli utilizzatori di questa medicina territoriale. Da questa indagine è emerso che 9 intervistati su 10 hanno usufruito di questi servizi di medicina territoriale negli ultimi 6 mesi, nei 6 mesi precedenti all'intervista. Ma a chi si sono rivolti? Questo è un altro elemento di riflessione poi successiva. L'88% al medico di medicina generale e poi con un grande scarto alla guardia medica, al consultorio, al pediatra di libera scelta e un 10% a queste nuove forme, no, di erogazione dei servizi di medicina territoriale che forse tipo case di comunità, eccetera, che forse ancora non sono note. Per che servizi, per che cosa gli utenti si sono rivolti? Beh, principalmente nel 79% dei casi per richiedere ricette, per avere le prescrizioni di visite specialistiche e esami e poi molto meno per quanto riguarda tema del Covid, certificati, vaccinazioni, consulenza terapeutica o controllo di routine / prevenzione. E qui veniamo al punto. Il livello di soddisfazione che è stato dichiarato dagli intervistati. Beh, abbiamo visto 9 su 10 hanno utilizzato la medicina territoriale, ma solo il 26% ne è risultato soddisfatto. Soddisfatto perché il personale che hanno incontrato è competente, è cortese, è disponibile, c'è una facilità di accesso. Ma vedete la differenza nel campione che è notevole, si è dichiarata insoddisfatta e i motivi dell'insoddisfazione sono nel 58% dei casi la difficoltà di prendere degli appuntamenti, nel 53% dei casi i tempi di attesa lunghi e nel 46% una disponibilità oraria nei servizi limitata. La slide successiva è, come dire, è un po' inquietante perché ci offre una visione che è tendenzialmente negativa. Cioè, rispetto al passato, il 41% del campione ritiene che la medicina territoriale sia estremamente peggiorata. Ma è il futuro che preoccupa di più, in quanto solo il 10% crede che in futuro ci possano essere dei miglioramenti. E guardate nella nostra torta come il 37% non ha mai, a tutt'oggi o al 22 di agosto, diciamo, sentito parlare del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. I canali di comunicazione utilizzati con la medicina territoriale sono, il 96% comunica attraverso canali digitali, quindi mail, telefonate, chat, WhatsApp, app, eccetera. E il nostro campione ha dichiarato che per il 47% vorrebbe proseguire con questa modalità perché fa perdere meno tempo, è più veloce, eccetera, quindi con una medicina territoriale a distanza. Abbiamo poi, e questo è un altro elemento che è interessante, nel questionario inserito 2 domande sul ruolo delle farmacie. Ecco, le farmacie territoriali si confermano come un supporto alla medicina territoriale nella gestione della salute, no? A cui le persone si rivolgono, 1 su 3 per evitare di andare dal medico di medicina generale. Poi si rivolgono per chiedere informazione sull'utilizzo di un farmaco, anche su una problematica di salute. Quindi sono e saranno sempre più degli strumenti molto importanti per la popolazione.
E quindi chiudo, abbiamo detto, il 90% dei campioni la utilizza, solo il 26% ne è soddisfatto. La figura principale di utilizzazione è il medico di medicina territoriale. Non c'è una prospettiva futura, pochi conoscono il PNRR, pochi conoscono la medicina territoriale. Quindi, cosa possiamo dire? Che probabilmente sarà molto importante favorire la conoscenza, la consapevolezza di tutti i servizi, no? Cioè, oltre al medico di medicina generale, ci sono altre figure che sono messe a disposizione dalla medicina territoriale, quindi bisogna valorizzarne l'immagine anche al fine di aumentare nella popolazione il senso di fiducia globale. E io su questo quindi termino e con grande piacere do la parola alla dottoressa De Grassi per un commento di questi dati, ma la dottoressa De Grazia ha fatto un grande lavoro perché nel pomeriggio e poi domani al congresso ci darà un quadro su quello che è la situazione un po' globale, no? Di applicazione di PNRR. Flori, a te. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie Francesca. È interessante commentare questi dati. Questi dati sono interessanti. Intanto si rivolgono a un target di popolazione che nel 94% ha una cultura superiore. Quindi le persone che dovrebbero saper leggere il sistema e dovrebbero avere facilità di accesso al sistema. L'altro dato interessante è che il 57% di queste persone, pur essendo l'età media non molto elevata, ma il 57% di queste persone ha delle patologie croniche. E qui viene il primo problema. Come mai il 19% si ritiene molto insoddisfatto per quanto riguarda l'accesso al sistema? Se il 57% dovrebbe già avere la presa in carico da parte del sistema, se sono pazienti cronici dovrebbero avere un PDTA o più PDTA attivati ed essere presi in carico, e invece a quanto pare questo non avviene e questo è un problema molto serio. Le persone non escono dai servizi con la presa in carico vera che gli dà gli appuntamenti futuri, ma devono arrabattarsi a cercare nel sistema la prima data disponibile. E questo è un problema molto rilevante, tenendo anche conto che il 15% che va nei consultori, e parliamo di genere, non ha appuntamento, il consultorio ha accesso libero, quindi è come se questa cosa non fosse rilevante. Non si conosce? Probabilmente c'è una scarsa conoscenza del sistema. Il problema degli insoddisfatti è un problema molto rilevante, perché i termini dell'insoddisfazione sono quelli di cui noi sentiamo parlare sempre, cioè le liste di attesa lunga, la scarsa disponibilità oraria del sistema, la difficoltà di entrare nel sistema e secondo me la difficoltà di leggere proprio il sistema nelle sue varie porte di accesso, che in alcuni casi, come ho detto, dovrebbero essere favorite. Però d'altra parte il 26% dei soddisfatti parla delle persone, cioè parla di come sono gli operatori del sistema, che sono gentili, disponibili e competenti. E questa è una gran bella notizia. Il futuro. Allora, come vedono il sistema oggi? Abbiamo visto che il 51% lo vede abbastanza bene, però quel 41% che dice che è peggiorato è un numero piuttosto rilevante. Il sistema territoriale è peggiorato negli anni, secondo loro. E l'altra cosa ancora più preoccupante è quella della percezione del PNRR. Soltanto il 10% è contento di quello che succederà, ma purtroppo il 37% non ne ha mai sentito parlare. E questo è il problema del sistema. Noi non sappiamo comunicare. Noi non sappiamo fare una comunicazione che arrivi alla gente, probabilmente perché siamo sempre molto tecnici o la frammentiamo in comunicazioni diverse, ma non diamo un quadro di sistema che consenta alle persone di capire in realtà cos'è il PNRR. Sul fatto delle comunicazioni digitali, è vero, il 96% comunica in modo digitale, però comunica per telefono, comunica per mail, comunica per strumenti, ma anche gli altri sono strumenti,
in cui io personalmente non so quanto sia tutelata la privacy, e questo sarà, che sarà il problema del futuro, è sicuramente un problema. Io non posso mandare un referto per mail, non dovrei potere mandare un referto per mail, ma a quanto pare questo succede. Sottolineerei un altro punto: il 12% delle persone vuole un contatto diretto. Quindi qualsiasi sistema noi informatizziamo, qualsiasi sistema noi regoliamo a distanza, ed è giusto così, il 12% delle persone esige di avere un contatto diretto per gli operatori. Quindi tutti i sistemi di telemedicina che ci saranno, come giusto che sia, dovranno avere anche un contatto. E questo contratto ovviamente saranno le UCA, o sarà chi, diciamo, l'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità, che diventa il case manager di queste persone, perché è giusto così, a conoscere la persona, vedere visivamente la persona a cui ci si affida per la propria cura. E adesso vediamo come, diciamo, il PNRR dovrebbe in qualche modo risolvere parte di questi problemi, ovviamente se è comunicato in modo corretto. Quali sono, diciamo, gli obiettivi? Sono, diciamo, la prossimità, la trasformazione digitale, l'integrazione. E in questi obiettivi è compreso tutto quello, diciamo, che negli ultimi anni è successo a livello di analisi del sistema. Il patto della salute 19-21, ma anche la prima rilevazione del nuovo sistema di garanzia che rileva i LEA e li rileva a livello territoriale, nell'offerta territoriale, che è stato fatto in via sperimentale nel 2019, ma è entrato nel 2020, questi rilevano entrambi che c'è un problema, quello che noi sappiamo, di invecchiamento della popolazione, di polipatologie croniche, che bisogna dare un'assistenza più prossima, e rileva anche che il territorio finora è la parte di sistema sanitario che dà luogo a maggiori disequità. Queste disequità, che sono sia disequità regionali, ma sono anche disequità territoriali nella stessa regione, è il problema che il PNRR dovrebbe risolvere. E come lo dovrebbe risolvere? Lo dovrebbe risolvere perché dovunque dovrebbero sorgere le stesse strutture che dovrebbero operare in modo analogo usando lo stesso linguaggio. Perché anche questo è importante. Noi, se andiamo in giro per l'Italia come pazienti, e paziente cronico spesso in giro per l'Italia, ha bisogno di sapere che tutte le cose si chiamano allo stesso modo, altrimenti c'è una confusione semantica che non consente la lettura del sistema. Cosa fa anche il PNRR? Oltre ad integrare quello che si sa a livello normativo e quello che si sa a livello di eticità, integra anche i fondi. Integra i fondi che si possono a disposizione per la sua realizzazione. Quindi i fondi del PNRR, ma anche i fondi del PNC, che è il piano di investimento complementare, e mette insieme anche i fondi del decreto legge 3420, che prevedeva l'aumento delle terapie intensive in epoca Covid. Quindi è un progetto di integrazione, secondo me è una vera filosofia di risposta territoriale il PNRR. Dovremmo soltanto però realizzarlo. E come hanno detto le persone che hanno risposto al questionario, sono le persone che fanno il sistema. Nessun sistema come quello del servizio sanitario ha bisogno di esseri umani per la sua realizzazione. Quindi sono gli operatori che fanno il sistema. Quindi noi avremo delle strutture bellissime, omogenee, mi auguro che questo avvenga, che integrano anche tutti gli aspetti ambientali, perché le case di comunità, gli ospedali di comunità e gli ospedali nuovi dovrebbero avere anche rispetto ambientale e le norme per la tutela dell'ambiente e risparmio energetico, ma che, diciamo, dia la possibilità agli operatori di lavorare. Quindi servono nuovi operatori? Sì. Che tipo di operatori?
operatori che sappiano dialogare con questo nuovo sistema, quindi esperti in comunicazione digitale, però con grande empatia, quindi esperti nelle relazioni con le persone. E io vi ringrazio. Grazie Floria per la tua analisi, ma mi sorge, come dire, non un dubbio, ma volevo farti una domanda. Allora, io ho letto un po' i programmi, no, elettorali e anche quello che è l'impegno sulla salute e leggevo che tutti si impegnano, come dire, tutti hanno, come dire, dichiarato che c'è un tema di personale e di come dire, formazione, no, di questo personale, anche con le caratteristiche che tu dicevi, ma c'è un tema di fondi, perché forse dobbiamo chiarire che mi par di capire che i fondi destinati al PNRR sono strutturali, quindi bisognerà trovare altri fondi per agire sul personale. Ok? Corretto? Sì, è corretto. I fondi del PNRR sono fondi strutturali. Nel PNRR c'è però la voce formazione, diciamo, c'è la voce anche borsa di studio per i medici di medicina generale, ma quella è l'unica parte, diciamo, inerente il personale. Certo, il personale andrà trovato e il personale, diciamo, è in conto corrente nelle aziende, quindi bisognerà vedere se modificare il vincolo economico sul costo del personale e come man mano far entrare queste nuove professionalità. È chiaro che che il sistema territoriale anche ora ha delle professionalità probabilmente da formare nuovamente per renderli più attuali, però bisognerà fare proprio una programmazione pluriennale sul numero delle persone e adattarla, far sì che l'università chiaramente si adegui a questa programmazione annuale sull'entrata delle nuove professioni nel sistema. Una bella sfida. Bene, adesso do con piacere la parola al professor Mencacci, entriamo su un'area più specifica, parliamo di salute mentale. Quindi Claudio, chiederei a te a che punto siamo, no, con il PNR, con la sua applicazione nell'ambito della salute mentale? Se non stavamo bene di salute mentale prima della pandemia e poi del concatenarsi di tutti gli altri accadimenti di questi due anni, direi che adesso la situazione è nettamente peggiorata. Un dato fra tutti, ansia e depressione sono aumentati di oltre il 25%. Le persone che soffrivano di disturbi mentali sono state più non solo hanno avuto un peggioramento, ma sono state più sensibili alla pandemia e soprattutto quello che stiamo vedendo è che hanno sviluppato anche un long COVID più grave e più lungo di altri soggetti. Bene, di fronte a tutto questo noi abbiamo avuto dei soggetti che sono stati molto più colpiti, lo ricordava prima il dottor Monti, abbiamo gli adolescenti in primo luogo, abbiamo avuto un aumento dei disturbi del comportamento alimentare del 36%, abbiamo avuto un aumento delle frequenze nei pronto soccorsi oltre il 40%, 200 adolescenti, il 20% degli adolescenti soffre di un disturbo dello sviluppo. Quindi una delle prime vittime gli adolescenti, in secondo luogo il genere le donne e gli anziani. Cioè questi sono tre soggetti che si sono ulteriormente resi più vulnerabili. Ma cosa accadeva sulla salute mentale sul territorio? Perché la salute mentale sul territorio c'è da 44 anni, è stato uno dei più grandi esperimenti europei di gestione sul territorio. La gestione sul territorio purtroppo ha visto un progressivo depotenziamento, un progressivo impoverimento. Non solo sono stati chiusi i reparti ospedalieri, ma sono state perse tantissime persone. Giustamente prima Flori De Grassi ricordava, noi abbiamo perso nella salute mentale oltre 4.600 operatori calcolati sulla scorta
di valutazioni di oltre 20 anni fa, cioè abbiamo perso 4.600 persone considerando la salute mentale di 20 anni fa, con tutto quello che è successo in questi anni e con la sua crescita esponenziale. Quindi c'è un tema di fondo, il tema è quello di ricostruire il capitale umano. Ricostruire il capitale umano è chiaro che mette in gioco risorse, mette in gioco il fatto che sulle decreti ministeriali il 70 e il 71 sono enunciazioni, ma nessuna di queste prevede nuovo personale o finanzia i servizi territoriali. Quindi il tema è che la salute mentale si costruisce sul territorio come con una comunità prossima, con una comunità solidale, e questo abbiamo, come dire, preoccupazione su questo segmento qua. E sotto questo profilo, di fronte a questa, come dire, riduzione di risposta, che vuol dire tra l'altro una riduzione enorme di quello che è il tema anche della prevenzione. Noi sappiamo oggi che è indispensabile agire sulla fascia adolescenziale per intercettare precocemente i disturbi, soprattutto depressivi, perché questo cambia la vita se presi in tempo per questi giovani, piuttosto che fare una vita sempre in salita. Quindi uno dei temi centrali, e per il quale anche credo che le persone che andranno al governo, ed è questo, come dire, anche un mio lancio di una proposta, che forse è giunto anche il tempo che per l'Italia ci sia un'agenzia nazionale per la salute mentale. Abbiamo bisogno di coordinare gli sforzi, abbiamo bisogno di mettere insieme le risorse, sono totalmente frammentate sul territorio, e c'è la necessità di costituire dei PDNA, di costituire dei programmi che siano coordinati, ma soprattutto che vedano interventi garantiti su tutto il territorio nazionale con provata efficacia e con valutazione degli esiti. Allora, di fronte a questo, questo è un vero investimento sul territorio, non solo avvicinare rapidamente le cure, offrire le cure migliori, ma anche ricominciare a fare quell'opera di prevenzione, di spinta alla salute, che altrimenti ci dimentichiamo. È inutile parlare di next generation se poi non puntiamo su costruire una salute mentale positiva fin dall'inizio, ed è questo il motivo per il quale ritengo che forse nei canali del governativi possa rientrare un'agenzia nazionale per la salute mentale. Veramente questo è un augurio che, come dire, faccio con tutto il cuore. Il territorio vuol dire saper prendere in carico, ma vuol dire anche saper prevenire e garantire un futuro migliore. Grazie Claudio, quindi emergenze e riponiamo fiducia. Io chiedo se ci sono delle domande da parte dei giornalisti, da parte del pubblico. Se non ci dovessero essere, o nel frattempo vi rilancio il congresso che apre domani mattina alle 8:30. Dopo un saluto alle autorità, abbiamo una lezione magistralis del professor Cartavellotta, a seguire del professor Ricciardi, e eccetera eccetera. Andremo a parlare anche di long covid in varie aree terapeutiche, insomma un congresso ben articolato che si svilupperà in due giornate. Oggi pomeriggio abbiamo i due webinar, e quindi direi che, non vedendo domande, la cartella stampa viene inviata a tutti i giornalisti. Verrà poi messa sul nostro sito. Credo che ci possiamo, con la solita concretezza lombarda, lasciarci ringraziare tutti, e grazie veramente per aver preso parte a questa conferenza stampa, e un caro saluto affettuoso a tutti quanti. Arrivederci.